autoctoni sono tutti molto longevi, per cui autoctono il Negramaro in assoluto, autoctono anche il Montepulciano, per cui la longevità che assicurano questi due prodotti la sentiremo nel bicchiere. Sicuramente abbiamo una realtà che si troveremo nel bicchiere che è determinata soprattutto dai fattori pedologici e climatici, dal Negramaro e dal Montepulciano e poi da quella che è la realtà tecnica che man mano che passano gli anni porta in cantina una realtà completamente nuova, con situazioni completamente nuove che danno la possibilità ai prodotti di emergere in una maniera differente da quella che non erano naturalmente quelle che le trasformazioni di 20 anni fa, di 30 anni fa. Occasione speciale, unica, strepitosa, direi, perché c'è un salto indietro nel Salento, in una storia affascinante. Abbiamo la prima delle annate che degusteremo indietro nel tempo, addirittura 1991. Erano i vini concepiti da Severino Garofano e da Francesco Candido, dei vini rivoluzionari per l'epoca, li potremmo chiamare super pugliesi, dei vini che inaugurano una stagione completamente nuova. Stasera sarà bello proprio andare a ricercare tutte queste sfumature in vini che sono capaci di sfidare il tempo e che negli anni certamente hanno avuto molti aggiustamenti, molte ricalibrazioni, molti ripensamenti, ma che sostanzialmente hanno contribuito a creare quello che stasera forse un po' enfaticamente abbiamo definito come il mito di Duca d'Aragona. Aisi Lecce, proseguendo nella sua azione di sensibilizzazione, di promozione della cultura del vino e del territorio, ha promosso questo evento attingendo ad una delle aziende che costituiscono un po' la punta di diamante nel panorama dell'enologia pugliese, salentina e non solo. L'azienda Candido, che tutti conoscono, un'azienda che è nata nel 1929, un'azienda storica. La verticale serve per comprendere le potenzialità di evoluzione di un vino. Noi andremo a ritroso fino al 1991 per comprendere cosa è accaduto al vino nel percorso evolutivo, nel percorso a ritroso, e capire se il 91 si è evoluto in senso positivo, qual è lo stadio evolutivo e a livello di maturità come si colloca.